questa maglia qua, onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai, come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chilli C, non rumba un cazzo, HTTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B, serie B. Bene, amici, in un orario insolito, in una giornata insolita, facciamo questa puntata particolare, il giorno della Domenica delle Palme. Io saluto tutti quelli che ci vedono adesso e tutti quelli che ci vedranno nei prossimi giorni. Questa puntata va in onda dopo la rocambolesca vittoria del Foggia sull'Ischia. E alla fine di un periodo, in realtà il periodo non è finito, ma comunque nell'ambito di un periodo molto molto difficile per la nostra squadra, per i nostri colori. E poco fa abbiamo anche, per chi l'ha fatto, abbiamo anche visto che il Martino è riuscito a frenare perlomeno la Casertana, e questo è sicuramente un risultato positivo. In questo momento ci sono con noi Pierluigi da Foggia. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera Pierluigi tutti. E Ceppino collegato da Los Angeles, e poi avremo anche degli amici con cui ci sentiremo e ci contatteranno telefonicamente. Io vorrei solo farvi vedere un po' di quelli che sono gli highlights, e pregherei Pierluigi di commentarli. Tu eri allo stadio, Pierluigi, è vero? Sì. Quindi potresti magari in qualche maniera commentare queste immagini e farci un po' capire qual era l'atmosfera nell'evoluzione della partita, per come è stata, per gli accadimenti, per le cose che sono successe, come ha reagito la gente che era lì. Ti faccio un po' guardare, però tu parlaci tranquillamente su questo era come era iniziato, no? Questo è il fischio d'inizio della partita si giocava in un clima di tra virgolette contestazione, perché la curva così come nella partita di Coppetella con il Siena ha sciolto per 15 minuti con uno striscione con la scritta rispetto, mentre la curva nord anch'essa ha esposto uno striscione con la scritta in dialetto "Ciao Viteru tu cazz", e anche in gradinata è comparso uno striscione che adesso non ricordo bene di preciso cosa c'era scritto, però invitava a sudare la maglia ai giocatori del Foggia. C'era anche una scritta che almeno dalle immagini pare aver visto, che riguardava invece la violenza. C'era qualcosa del genere o ho visto male? In gradinata? No, non si vedrà nelle immagini dopo, magari vediamo se era quella o qualcosa del genere. Quindi c'era un po' di nervosismo. Dopo il gol di Iemmello, che non ha esultato tantissimo nei primi due. Qui c'è il palo di Floriano, dopo una bella azione. Invece dovrebbe essere sempre Floriano, credo. Adesso non sia Floriano. Poi qui dalla parte ancora un'azione del Foggia con Floriano. Il suo tiro viene ottimamente parato dal potere dell'Ischia. Quindi un primo tempo in cui il Foggia ha fatto la partita. Sarà un primo tempo, la prima mezz'ora più o meno simile come col Matera. E questo è il secondo gol. Con un Foggia aggressivo, voglioso, quello che abbiamo mirato fino a dicembre. Quindi quella squadra che aveva sempre la cattiveria, la voglia, la grinta di sfondare, di fare risultato. E poi è arrivato il gol del 2-1 dell'Ischia, che ha riaperto la partita. E diciamo lì si sono, come già detto anche dal presidente Fares in conferenza stampa, si sono un po' rivisti lì i fantasmi della partita col Matera, dove chiaramente gli siamo fatti recuperare due reti. Comunque ho trovato lo striscione: in campo per sudare c'è una maglia da onorare,
questo è lo striscione a passo nella gradinata, nella gradinata inizio partita. Senti, era difficile diciamo giocare in una situazione del genere secondo te? Cioè, al di là delle valutazioni che possiamo dare sui ragazzi, su quello che è successo in questi giorni, ma giocare in un clima del genere, sapendo che insomma si era lì, si veniva giudicati ovviamente, non è stato semplice. Si è sentito questo in campo secondo te? Secondo me sì, c'è stata comunque molta pressione da parte del pubblico che pretendeva a tutti i costi la vittoria e il riscatto dopo le figuracce di Andrea Messina, e questo secondo me è stata una molla in più per i ragazzi, per spingerli a fare meglio. Quindi c'è stata un'ottima risposta da parte della squadra e speriamo che questa prestazione possa essere anche ripetuta a Monopoli, che si possa trovare finalmente il riscatto in trasferta dopo 3 sconfitte consecutive, anche perché l'abbiamo appena visto pochi minuti fa, la Casertana ha pareggiato a Martina Frank, quindi siamo rientrati nei playoff al quarto posto. Secondo me ci sono ancora molte sorprese nel campionato, perché non è ancora finito, anche perché il prossimo turno prevede Juve Stabia Benevento, Derby Campano, Cosenza Lecce e Casertana Acragas, oltre ovviamente a Monopoli Foggia. Sono 4 gare molto difficili, perché la Casertana va ad affrontare una squadra che nelle ultime 8 gare ha fatto 7 vittorie consecutive, tra cui anche quella di oggi contro Catania. Cosenza Lecce è uno scontro diretto, dove il Cosenza in casa credo che se non erro che non abbia mai perso, quindi o ha vinto o ha sempre pareggiato. Benevento Juve Stabia è una partita difficile per il Benevento, perché ricordiamo all'andata il Benevento riuscì a pareggiare solo grazie a un autorete di un difensore della Juve Stabia su un tiro cross di Ciceretti, credo, se non ricordo male. Quindi sono oltre ovviamente a Monopoli Foggia, che sappiamo benissimo che nel Monopoli gioca il potere dei Pisseri, potere molto fortissimo per questa Lega Pro, che adesso gioca a Monopoli, e secondo me meriterebbe una grande squadra per quello che sta dimostrando. L'ha dimostrato anche più volte nella partita contro il Benevento, persa 3-2, e l'ha dimostrato anche lo Zaccheria. Quindi sarà una partita difficilissima dove urge l'obbligo di vincere per il Foggia, se vogliamo ancora sperare nel primo posto, anche se qualcuno mi prenderà per matto, però fin quando la matematica non ci condanna, secondo me dobbiamo crederci fino all'ultimo. Per i playoff chiaramente siamo in piena corsa, per il primo posto è chiaro che 6 punti di vantaggio sono tanti, però non sono né tanti ma neanche pochi da recuperare. Qui adesso stiamo rivedendo il gol il quarto gol di Iemmello, che è stato molto freddo davanti al portiere, lo hanno raffreddato con un piattone molto preciso e abbiamo portato a casa i 3 punti. I 3 punti, anche il terzo gol, il gol che ha deciso la partita sul cross di Gerbo, dimostra una certa freddezza sotto rete che probabilmente è mancata nelle partite precedenti. Ad esempio sarebbe servito con la Paganese buttare quel pallone all'82esimo, e in questo momento avresti 4 punti in più. Certo. O anche con la Juve Stabia, quando ha sparato il pallone in orbita a 2 passi dalla porta. Quindi spero che la cattiveria e il cinismo che non c'era prima, il Foggia, spero che lo stia ritrovando, spero che il Foggia possa trovarlo nelle ultime partite, ecco. Sì. Senti, allora innanzitutto volevo... Pino, ci sei? Sì. Perfetto, Pino da Los Angeles, non in video ma dietro quella bandiera del Foggia c'è Pino. Che tu hai visto la partita in streaming, sei riuscito a vederla o hai visto gli highlight? Sì, sono riuscito a vedere la partita, solo non sono riuscito a vedere il primo gol dell'Ischia, però diciamo l'ho vista tutta la partita. Certo. Senti, tu sei uno di quelli che il Foggia lo segue sempre, nei limiti delle possibilità che ci dà adesso anche Sportube. Come lo vivi questo momento? Pierluigi si mostra ancora fiducioso, dice finché ci sono i numeri che non ci condannano noi comunque ci dobbiamo provare, però Pierluigi faceva notare prima che noi andremo ad incontrare una squadra che ha un portiere molto forte,
Fra i vari errori, Pino, che il Foggia sicuramente ha fatto anche per inesperienza finora, possiamo annoverare anche quello della mancanza di un portiere di riserva all'altezza di Narciso? Cioè il Monopoli c'ha un portiere molto bravo e noi abbiamo un portiere che è ancora più bravo, ma è solo lui, il nostro portiere di riserva ci ha fatto penare. Adesso, dopo queste partite, dopo altri due gol presi, anche se uno sul rigore dall'Ischia, tu che pensi? Ma lo sappiamo tutti, il campionato l'abbiamo seguito tutti e non penso che sia da recriminare un ragazzino che è in seconda linea dal portiere titolare che abbiamo. Le recrimine che abbiamo sono tante, in primis diciamo una maturità da parte della squadra che nel reagire in certe situazioni. Ieri si è visto il Foggia, ha saputo reagire e ha saputo ribaltare il risultato di come stava andando la partita, ma l'ha fatto anche in altre occasioni, in altre partite. Quindi io non starei a recriminare sul gol che Michele ha preso contro l'Andre, il primo, il secondo, forse c'era, forse non c'era. Tutte le squadre, tutte le società hanno forse dei punti deboli e non penso che il punto debole del Foggia sia Michele, il nostro portiere. Quindi abbiamo fatto finora parecchie partite, troppe, per darci la conferma che questo Foggia non convince, non ha convinto finora perché chiaramente il Foggia non è la squadra per essere quarta in classifica a pregare che oggi la Casertana... Gli errori degli altri, insomma. Sì, non bisogna... Cioè, il Foggia non è quel tipo di squadra e società, quindi sotto un certo punto di vista c'è un rammarico da parte di tutti nello sperare, sì, il Benevento, scontro diretto, non scontro diretto. La strada doveva essere una e unica, guardare avanti, noi guardare avanti e poi gli altri a seguirci. E purtroppo stiamo raccontando tutt'altra storia, quindi non rammaricherei tutto sul portiere. Purtroppo ci vuole fortuna nel calcio. Ma Pino, ascoltami, però a questo punto, visto e considerato che noi comunque ieri il risultato l'abbiamo portato a casa, ma il modo con cui l'abbiamo portato a casa, secondo te, cioè quel tipo di reazione che ha portato a due gol in stile Bayern, però dall'altra parte non me ne voglia, non c'era l'Ischia, non c'era la Juventus, e così anche noi è la stessa cosa. Un attimo, ci chiamano, vediamo chi è l'amico. Pronto? Alberto Mangano. Buonasera a te, siamo in diretta. Sì. Ci senti? Sì, ti sento bene. Bene, sì. Senti, io ho interrotto un attimo Pino, ma vogliamo... Sì, no, tranquillo. Benissimo, noi vogliamo un po'... Ci fa molto piacere innanzitutto Alberto che ti sei collegato con noi. Noi facciamo questa amabile chiacchierata che mettiamo poi io a disposizione degli amici. Praticamente non sono ancora pronto per Skype, non sono molto evoluto da questo punto di vista. Mi attrezzerò un po' alla volta. Ci farà piacere anche vederti, però ti conosciamo bene e ti conoscono bene tutti gli amici che amano Foggia sul web, perché tu da un po' di anni sei, ma lo dico come sai, anche per una personale esperienza, cioè io ho riconosciuto penso una decina d'anni fa quando nasceva il tuo lavoro. Il grande contributo che dai a chi ama questa città, a chi è legato a questa città e chi può seguire sul tuo sito anche un pezzo di storia recente, penso, no? da quando ci sono le foto, da quando ci sono, in qualche modo si può raccontare in maniera diversa la storia, c'è Alberto Mangano con il suo sito.
Ringrazio per lei. Ma è un dato di fatto. Quanti anni hai? Il tuo sito è, lo ricordiamo, no? www.manganofoggia.it. Manganofoggia.it. Ho fatto 10 anni in questi giorni. Tu sei stato il primo che organizzasti una mostra e sì, mi chiamasti. La mia prima esperienza, diciamo, orgogliosa, no? Sì, qualcuno certo si è accorto di me. Certo, è stato molto bello allora. E se ti ho chiamato per il presente, purtroppo. E sei anche ovviamente completamente calato nel presente e in questo Foggia che tanto ci fa penare. Non ti faccio domande perché fare domande ad Alberto Mangano sarebbe offensivo. No, senti, che magari cosa pensi? Ma io parto dalle parole che ho sentito Pierluigi, che saluto. Buonasera, signor Mangano. Diciamo, lui ha spesso detto spero. E questa è la situazione attuale. Quindi quando lui dice la matematica non è, ci dà ancora una conferma, certamente non sbaglia, però stiamo sempre nell'ambito della speranza, perché noi non dobbiamo dimenticare che delle occasioni come quella che ci ha dato stasera il Martina, noi ne abbiamo avute tante in passato e non le abbiamo mai sfruttate. E quindi poi alla fine più andiamo avanti e più paghiamo questa nostra altalenante capacità di portare a casa il risultato. Io penso che la partita di ieri abbia raccolto tutti i pregi e tutti i difetti che il Foggia ha dimostrato nell'arco del campionato, perché ha fatto un inizio di partita molto, diciamo, ordinato, diciamo anche che di fronte non avevamo questa grande squadra tecnicamente all'altezza, però il Foggia ha giocato bene, però come al solito è stata vittima degli episodi, quindi dal momento in cui ha preso il primo gol fino a quando ha perso anche la possibilità di portare a casa il risultato, perché si è fatta raggiungere sul pareggio, il Foggia ha tirato i remi in barca, è stato un altro Foggia, un Foggia così poco volitivo, distratto, che ripeto non è riuscito a schiacciare gli avversari. Poi è subentrato quel Foggia che poi ti fa arrabbiare, perché il Foggia degli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, quel Foggia che avrebbe distrutto qualunque avversario, quindi quel Foggia che abbiamo visto nei famosi 10 minuti con il Catanzaro in casa, il Foggia del primo tempo del Matera, il Foggia contro la Casertana, cioè quel Foggia capace di distruggere chiunque sta davanti. Iemmello ha oscurato tante altre buone prestazioni, e tra queste prestazioni io metto quella sicuramente di Gerbo e anche di Floriano, che diciamo era stato messo forse un po' troppo presto da parte dal tecnico, ovviamente per suoi problemi probabilmente di tenuta atletica, però ha fatto una buona partita, ha fatto quelle 3-4 occasioni nel primo tempo che hanno fatto sicuramente ci hanno ridato il Floriano di Bari, il Floriano della Coppa Italia. Questo è ciò che è stato chiaramente ieri, la cronaca di ieri della partita, però leggo anche in quello che dici un certo rammarico per quello che poteva essere, cioè questa mancanza di continuità. Ormai siamo a 8 partite alla fine, 7 partite alla fine. Ecco, la mancanza di continuità tu l'hai avuta esattamente nei 90 minuti, perché ripeto, mentre il primo tempo hai fatto il tuo, quello che deve fare una squadra che è molto più forte dell'altra, poi hai avuto quel momento di smarrimento che rappresenta quello che tu spesso hai fatto nel campionato, e poi quella reazione che ti fa vedere, vedi che noi siamo forti, noi abbiamo quel passo in più, e soprattutto l'hai fatto alla fine della partita, quindi non c'è neanche un calo atletico che qualcuno nelle passate settimane aveva paventato. Innanzitutto, sempre per dire a Pierluigi, prima lui ha parlato dei 6 punti, attenzione perché i punti sono sempre 7,
sempre ammesso che il Benevento non avrà poi il punto indietro, che potrebbero essere 8, perché non dimentichiamo che tu il campionato, forse per quanto riguarda il primo posto, l'hai perso proprio nello scontro diretto, perché lo scontro diretto alla fine, oltre a non ti ha dato il vantaggio dei punti che valgono doppio in uno scontro diretto, e a quel punto ti danno la possibilità che casomai dovesse arrivare il miracolo e tu dovessi raggiungere il Benevento viene promosso in virtù degli scontri diretti. Quindi consideriamo sempre 7 i punti e non 6. Beh, noi in questo momento è ragionevole pensare che abbiamo un obiettivo che è quello di fare diciamo, i playoff. Cioè, in questo momento, se dobbiamo essere anche pragmatici, cioè, io sono convinto che si debba comunque tentare il tutto per tutto, perché nel calcio si gioca 90 minuti e quindi si giocano anche tutte le partite. Così come Ma questa io partita è stata lo specchio del campionato, anche il campionato può essere lo specchio di una partita che poi nell'ultimo secondo ti porta il gol. Però è ma ragionevole pensare che i playoff diventano già un obiettivo ora. sì. Ma io, attenzione, non voglio fare né il pessimista né chi, cioè, voglio far mettere un po' tutti con i piedi per terra, perché tu stai dicendo oggi ragionevolmente il nostro obiettivo sono i playoff. Non Certo. dimentichiamo che noi un mese fa eravamo al primo posto, quindi ci siamo ridimensionati, quindi questo ridimensionamento è comunque un ripiego e mancano ancora 7 giornate. Io sfido chiunque un mese fa a pensare che tu 7 giorni fa, cioè esattamente, cioè, dopo la partita Dopo di Messi. Melfi, nessuno avrebbe pensato che a 7 giornate dalla fine noi stavamo a parlare, speriamo che andiamo nei playoff. Quindi, Certo. insomma, quindi questo è il Anche dato di fatto. se dobbiamo ammettere che abbiamo avuto un intero campionato, anche adesso, con una classifica al vertice cortissima, dove ci Però poi sono state basta delle poco, però. partite, e certo, sì, infatti ci sono stati dei momenti in cui noi perdendo andavamo fuori dalla zona playoff, vincendo saremmo arrivati in testa. Cioè, Certo. è successo di tutto, è un campionato molto strano questo. Attenzione, attenzione, ma questo sarebbe successo anche alla partita contro l'Andria, cioè l'Andria che è stata diciamo forse l'epilogo del campionato con la contestazione. Noi, se avessimo vinto quella partita, il giorno dopo eravamo al primo posto col Benevento, cioè Sì. a pari punti. Quindi stiamo parlando di 2 settimane fa. Quindi, come noi abbiamo avuto la possibilità di andarcene quando noi avevamo la squadra, non avevamo la crisi, riuscivamo a giocare, a fare risultato, purtroppo nei momenti topici. Non siamo riusciti a staccare, perché se staccavamo a quel punto davamo un segnale, perché vedete, mentre quando stai in testa sei tu artefice del tuo campionato, perché l'importante è che dietro di te non fanno più punti di te. Quando invece tu dici proviamo a vincere tutti e 7, noi dobbiamo aspettarci che il Benevento ne perda 3 E per certo, arrivare al primo posto. perché Questa è la altrimenti non matematica. abbiamo comunque fatto niente perché Non ci abbiamo sono fatto sempre niente. loro. E poi Certo. questa squadra, consentimi un'altra cosa, Biagio, è una squadra che ha basato molto cioè il suo risultato è stato sempre frutto del gioco. Quando il Foggia ha giocato bene, tranne episodi sfortunati, è riuscita a fare risultato, quindi ha fatto delle vittorie molto convincenti. Purtroppo ai playoff non si passa attraverso il gioco, ma solo esclusivamente ai risultati, quindi anche mentalmente io penso ci sia già il tempo per cambiare proprio la mentalità di questa squadra, cioè, questo può essere il vantaggio. Cioè, mancano 2 mesi ai playoff, quindi noi possiamo tranquillamente cominciare a capire come si vincono le partite, che si possono vincere anche giocando non benissimo, ma cercare la perfezione, che significa poi alla fine riuscire. Se tu mentalmente non sei pronto, non è facile mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. E poi succede l'episodio, come è successo col Benevento,
dove tu puoi dire che hai giocato 80 minuti bene, però poi non ce l'hai fatta a vincere. Purtroppo con i playoff non c'è più la possibilità di tornare indietro. Quindi ecco, dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità, essere un po' più vincenti. Sì. E l'ultima cosa, dalle immagini si vede chiaramente, soprattutto secondo me dalle immagini registrate, dalla sintesi, la diversa reazione che c'è stata in Iemmello e nella squadra, fra i primi due gol e gli ultimi due. Nei primi due c'era un po' di freddezza perché chiaramente poi sono ragazzi, è difficile pensare che la contestazione non abbia in qualche modo toccato anche loro, quindi nessuna esultanza, o diciamo un'esultanza contenuta. La rabbia di chi segna all'ultimo minuto, di chi poi ne fa ancora un altro, di chi avrebbe voluto sfondare la porta a modello Nocera, beh, insomma, anche quella però è evidente e traspare di più quando vedi una cronaca di pochi minuti. Secondo te, quei difetti caratteriali, quei difetti di approccio mentale, queste vicende in qualche modo li hanno corretti? Perché sarebbe importante avere una squadra molto più concentrata, mettiamola così per usare un termine politicamente corretto, nelle ultime puntate di questo campionato, nelle ultime partite. E secondo te è cambiato quel tipo di approccio? Si è visto qualcosa di diverso da un punto di vista mentale? Sono maturati, evitano sciocchezze, le eviteranno secondo te nelle prossime partite? Allora, senti, Biagio, io purtroppo come tutti i tifosi del Foggia siamo diventati un po' come San Tommaso, aspettiamo sempre la prossima partita, anche perché la prossima partita è una partita che ci dice la verità. Questo non per sminuire le vittorie, però diciamocela tutte, nelle ultime, mi pare, 7 partite, forse abbiamo vinto con due fanalini di coda poi, no? E quindi insomma poi le cose le dobbiamo chiamare con il nome e con il cognome, però diciamo abbiamo visto una reazione in entrambe le partite che ci fa capire, io levo la Coppa Italia perché la Coppa Italia è tutt'altra cosa, ci fa capire che questo Foggia può reagire, insomma c'ha la forza e la capacità e diciamo nessuno ormai può negare che c'è un problema caratteriale di questa squadra che vede gli spettri non della contestazione, ma del fatto di non farcela, cioè noi alla fine non saliremo perché abbiamo avuto paura di noi stessi, insomma, perché magari un solo episodio che ci ha fatto tornare con i piedi per terra, magari ha condizionato tutte le partite successive. Ecco, da questo punto di vista la squadra almeno fino a oggi non è cresciuta. Devi fare però una precisazione quando tu parli dei gol e dell'esultanza. Iemmello ha fatto i primi due gol in uno stadio muto, dove la contestazione è stata una contestazione regolare, se vogliamo anche educata, perché hanno deciso di voltare le spalle nel momento in cui sono entrati a palo della curva nord, Sì. hanno voltato le spalle alla squadra quando è entrata in campo, non hanno voluto fare nessun coro, diciamo i primi 15-20 minuti c'è stata una situazione un po' irreale, cosa è invece il terzo gol dove anche il pubblico è tornato quello di sempre, che ha avuto veramente paura che potesse finire tutto, perché ovviamente dobbiamo capire che a quel punto un pareggio, che è certamente un risultato negativo, ci avrebbe messo, cioè restavamo veramente solo con la matematica, ma per i playoff, perché Sì. insomma saremmo scesi ancora. Il nostro obiettivo adesso rimane quello sicuramente del terzo posto, perché il quarto posto fino alla fine non sai mai se ti spetta, no? E Certo. Ed è quindi anche a rischio, visto come sta andando il girone. è In perché questo comunque siamo momento ancora a nel poche girone A, giornate, girone B quindi sono a 46 punti, il Foggia a dobbiamo il 47, quindi adesso si gioca il terzo vantaggio posto è alla Foggia. nostra portata, insomma, quindi considerando che Cosenza e Casertana, insomma, sono
sono squadre alla nostra portata, per cui abbiamo visto anche oggi con il Martina, insomma sono squadre demotivate, soprattutto la Casertana che ha vissuto tanto tempo in testa e poi è arrivata a Foggia con 8 punti in più e adesso si trova, insomma, dopo la scoppola del 6-0, anche oggi si è vista una squadra molto contratta, insomma, al cospetto di un Martina che non era niente di trascendentale, insomma. Quindi, certo. Secondo me l'obiettivo resta il terzo posto, un obiettivo ragionevole, perché anche io come Pierluigi spero che si possa arrivare al primo posto, non è che voglio fare il tirapiedi della questione, però ogni tanto dobbiamo scendere tutti con i piedi ed essere sicuramente concreti. Alberto, io ti ringrazio, sei stato veramente molto cortese, ha fatto molto piacere non solo a me ma a tutti gli amici che seguono adesso la trasmissione, a quelli che la seguiranno nei prossimi giorni. Ti prometto che mi farò vedere la prossima volta. La prossima volta, e ti daremo una mano per la tua crescita da questo punto di vista. Grazie. Alberto, buona serata, buone palme, alla prossima. Poi, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, allora vedo con piacere che si è aggiunto, innanzitutto penso che siamo tutti d'accordo, no? E ci ha fatto veramente piacere avere Alberto Mangano fra noi, tifoso e foggiano vero, oltre che giornalista. Valentino, anche tu dagli Stati Uniti? Sì. Sì. A New York. A New York, va bene. Senti Valentino, allora dopo ti passo la parola molto volentieri, e quindi in questo momento abbiamo una preponderanza di statunitensi, abbiamo coperto anche la costa atlantica perché avevamo solo il Pacifico finora. Il Pacifico c'è sempre, sì Pino, ci sei sempre? Sì, sì, ci sono. Perfetto. Tra pochissimo devo scappare. Va bene, ti capiamo, dammi solo il tempo di mandare la pubblicità, poi ti faccio fare il tuo intervento, ok? D'accordo. Benissimo, mandiamo la pubblicità e poi ci sentiamo fra un po'. Signore e signori, pubblicità. Amici della Fiala, bene, io Valentino, facciamo parlare Pino, che so che ha un collegamento un pochino più instabile. Pino, ci sei? Pino? No, ci ha lasciato la batteria di Pino. E vabbè, allora intanto che sperando che possiamo risentirlo, sentiamo un pochettino Valentino. Valentino, non so se tu hai potuto sentire gli interventi di Pierluigi e di Alberto Mangano telefonicamente. Pronto? Valentino, ci sei? Io ti sento, ma tu non senti tu. Sì, ah no, ora ci siamo. Ci siamo tutti. Ah, e c'è anche Pino. Pino, sì, allora Pino, scusami. Ci sei, Pino? Sì, si sente. Vai, Pino. Allora Pino, la stessa domanda che avevo fatto a Valentino, hai sentito l'intervento di Alberto Mangano? Sì. Ecco, cosa pensi? È ragionevole essere prudenti? Ma a dire la verità siamo stati prudenti per tutto il campionato. Abbiamo
questo era un campionato da asfaltare, sempre stato un campionato a nostro sfavore in punta di piedi, siamo entrati in punta di piedi e si cammina sulle uova, quindi sembra un campionato un po' strano e sì, non, noi tutti non ci spieghiamo il perché stia andando in questo modo con il fatto che io sono straconvinto, ero straconvinto pure dall'inizio del campionato, che la Serie B è per, tra Benevento, Lecce e Foggia, Cosenza, Casertana non la faranno mai, sia per organico che come modo di gioco che hanno, hanno fatto vedere in campo, quindi sono, sono sempre convinto che una delle tre salirà. Il Foggia, diciamo, la speranza è l'ultima a morire, il Foggia quel che può fare adesso è giocare tutte le partite con, nel vero senso della parola, con la bava in bocca e rimboccarsi le maniche e giocare come hanno giocato ieri, come hanno giocato ieri gli ultimi 10 minuti di partita, come hanno giocato tra l'altro l'ultimo minuto ad Agrigento in Coppa Italia contro l'Agragas, come hanno giocato tutta la partita con il Siena al ritorno a Foggia. Quindi ci sono tante di quelle cose che non ci spieghiamo, come facciano a giocare da Champions League, da Barcellona, e poi come facciano a giocare come ultima squadra in classifica in, in Lega Pro. Quindi sono, sono tanti i rammarici che abbiamo, abbiamo noi come tifosi, che abbiamo la, la maglietta del Foggia stampata sulla pelle e non, non ce li riusciamo a spiegare. Quindi è normalissimo, come ha detto il signor Mangano, come dicevi pure tu, che i primi due gol che abbiamo segnato ieri erano un po' freddi da parte dei giocatori, poi gli ultimi due gol erano tutti felici, contenti, applausi dal pubblico. Normalissimo, perché è quello che ci aspettavamo noi per tutto il campionato, una reazione del genere dai nostri giocatori. Sì. Quindi quello che ci vuole, i playoff li facciamo al 100 per 1000 sicuro, facciamo 1000%, perché se no cominci a essere pessimista pure tu, eh? Al 1000% è meglio, dai. Esatto. Invertiamo. Quindi che i playoff si fanno, l'unica cosa da, da vedere è la squadra, la scossa l'ha avuta, la scossa l'ha avuta sia in, in un modo brutale, sia in un modo un po' più diciamo un po' più civile ieri, quindi non c'è nulla adesso che possa, secondo me, che possa dar fastidio sia all'allenatore sia alla squadra, come giornalisti, come commenti, come tifosi. Penso che questo sia proprio il momento clou del Foggia, in silenzio stampa, come l'ha sempre fatto anche dopo la Paganese, dopo le varie bruttissime figuracce che abbiamo fatto all'inizio di campionato, di fare un nucleo che vada avanti per la sua strada, per queste sette, davvero queste sette partite determinanti per la squadra. L'organico c'è e... Beh, va bene, dai. Faremo i playoff. Faremo i playoff. Allora, tu che sei in giro per Los Angeles dici che faremo i playoff. Pierluigi ha detto la stessa cosa. E adesso volevo un po' sentire cosa si dice sulla costa atlantica. L'ultimo commento, che poi devo scappare. Certo. Se noi giochiamo così, che ci becchiamo 3 gol in uno scontro direttissimo con Lecce, altri 3 gol in uno scontro direttissimo con l'Andria, 3 gol a Messina, che non aveva nessuno stimolo né di fare la serie, andare in B, né di andare in, in Serie D, nessuna motivazione, una squadra come il Messina, ti becchi tutti questi gol, 2 gol dall'Ischia, che sì, non vogliono retrocedere, vogliono rimanere in Lega Pro, ma una squadra proprio inesistente, 1 gol dalla Lupa Castelli, questi sono tanti nelle ultime partite. Come vogliamo fare la Serie B? Vogliamo essere non asfaltati, vogliamo fare non neanche come la Lupa Castelli, la Serie B come la vogliamo fare? Con neanche 8 punti in Serie B l'anno prossimo? Cioè, umiliatissimi
Quella è la domanda che io mi pongo, non di quest'anno. Sì, saliamo e facciamo la presenza in Serie B e poi facciamo figuracce su figuracce in Serie B. Non si può, non si può, non si può. Quindi, secondo me, è buono fare i play-off, ma è buono anche, come ha fatto la società, pensare al futuro. Ma mi sembra che questo, diciamo, sistema che è inculcato nei giocatori o allenatore, qual che sia, sicuramente si deve dare una cambiata, perché a Serie B così, se facciamo due pareggi e 20 sconfitte, ci sta. Quindi, beh, speriamo, che... Pino, di avere di questi problemi il prossimo anno, così magari poniamo. No, lo so. No, ma cioè, chiaramente ora abbiamo anche in realtà bisogna, la società del Foggia non è la Juve Stabia che si fa due campionati, o il Barletta, si è fatto quattro campionati di Serie B e mo li vede in altri campionati il Barletta in Serie B. Il Foggia è il Foggia. Il Foggia è una società che deve crescere, crescerà come dice la storia e farà la Serie B e crescerà pure per andare più in alto. Quello Beh. Voglio dire. Noi, Foggia è una piazza un po' particolare, sia come tifo, e si vede. Il Foggia alle 3 di notte ha avuto i tifosi che li hanno aspettati, che venivano non so da dove, le partite più assurde che abbiamo vinto fuori casa, i tifosi erano davanti allo stadio in 2000 a aspettare la squadra. Quindi siamo una piazza un po' particolare, ecco perché. Dico questo, perché se ci dobbiamo accontentare di fare il campionato di Serie B e poi andare un'altra volta in chissà dove, che facciamo? Un giorno da leoni e 100 da pecora? Non penso, non è il Foggia. Bene, mi fa piacere che innanzitutto, Pino, ti ringrazio, perché so che eri in situazione non semplice in giro per le strade di Los Angeles col telefonino, però sì. Ti sei riuscito a collegare e ci fa sempre tanto tanto piacere, perché rappresenti il segno che sulla bandiera del Foggia non tramonta mai il sole. Facciamo una citazione anche di carattere sempre storico. Perché comunque da qualche parte c'è il sole in questo momento da te? Oh, sì, sì. Benissimo, oggi perfetto. Abbiamo 25 gradi. Ovviamente. 25 gradi, freddino. Va bene. Grazie Pino, grazie. Di nuovo, grazie. Ciao. Forza Foggia. Allora, ciao. Cambiamo la sponda, mettiamo un'adeguata... un terzo inferiore adeguato e abbiamo Valentino dallo studio mobile di New York. Bene, esatto. Sulla sponda atlantica, quindi dall'altra parte, come si è vista questa partita? E soprattutto, è giusto parlare già di Serie B o è meglio che ci diamo una calmata? No, io in realtà ho visto gli ultimi 35 minuti, quindi non ho visto tutta la partita. Però io parlo di Serie B dalla prima giornata, no, certo non mi fermo adesso, certo. Nel senso che io, finché poi il Benevento per distacco matematico non è primo, il Lecce chi sarà, io guardo sempre al primo posto. Bene, però se hai seguito la telefonata che abbiamo avuto prima con Alberto Mangano, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che comunque bisogna stare coi piedi per terra. Noi in questo momento non abbiamo la certezza neanche dei playoff. È vero che teoricamente tutto può succedere, però dobbiamo sempre vincere noi, aspettare che più di una squadra perda, perché davanti a noi ce n'è più d'una per arrivare ai primi, quindi si è complicata parecchio la strada. Come ce l'abbiamo noi, ce l'hanno gli altri pure gli scontri diretti, insomma, i punti possono perdere tutti. Certo. Va bene, ma noi siamo convinti che ce la dobbiamo giocare così come si è fatto ieri, no? Cioè, la cosa che intendo io è che non bisogna tirare i remi in barca, perché non vorrei pure rammaricarmi che uno si concentra su una cosa e poi magari dice con uno sforzo in più potevamo vincere il campionato. Bisogna fare quello che si deve fare, vincere tutte e sette e poi quelle davanti vediamo che fanno. Cominciamo da Monopoli. Esatto. Ci ha dato due ceffoni in casa e noi non siamo stati capaci neanche di mettere dentro uno dei due rigori per alleggerire un po' quel risultato. Hanno fatto due gol bellissimi,
Abbiamo altri motivi per dire andiamo lì, andiamoci a riprendere questi tre punti, o sono già sufficienti? No, no, ma secondo me, boh, pensavo l'altro giorno, forse il Foggia nell'entusiasmo gioca pure meglio, ecco. Alla fine le squadre che stanno davanti sono le squadre più tranquille, no? Noi abbiamo avuto questi problemi, un po' di turbolenze, ecco, diciamo così, e le abbiamo pagate, mentre il Benevento, il Lecce, il Cosenza sono squadre che sono come sono partite, sono così stanno adesso, nemmeno mai uno screzio, una cosa, almeno che si sappia, no? E quindi probabilmente quello gli è valso questi 4-5 punti in più che c'hanno. Dici che è dovuto solamente a quello? Non lo so, però diciamo, noi chiaramente la proporzione tra le aspettative e i punti sono state quelle che hanno scatenato poi tutto il casino che è successo, no? Perché se uno lo vedeva in maniera oggettiva, alla fine anche il Benevento, quando fino a 10 giornate fa era 6-7 punti dietro di noi, non è che si sono fasciati la testa, hanno continuato a fare il loro campionato e adesso stanno 5-6 punti davanti e ci hanno recuperato tutti quei punti. Cioè, forse abbiamo un po' non lo so, poi che sono tante le cose che sono successe, quindi è difficile pure, no, indicarne una come la causa principale, però secondo me ancora ce la possiamo fare. Si va lì solo con un obiettivo, no? Mi sembra evidente. Ormai non abbiamo nessuna possibilità, già da un po' di tempo, di poter avere obiettivi diversi. Che ne pensi? Eh no, certo. Ma anche la partita col Messina, secondo me, è stata una partita che potevamo anche vincere, poi è andata come è andata. Una piccola dose di sfortuna ce l'abbiamo avuta questa. È chiaro che non è mai bello parlare di sfortuna o di fortuna, però onestamente tanti episodi ci hanno penalizzato. Non dico a livello arbitrale, che pure lì ci sarebbe la prima parentesi, però proprio a livello di casistica. Cioè, le squadre avversarie hanno una percentuale realizzativa del 200% rispetto alle azioni che creano. Beh, la fortuna bisogna anche andarsela a cercare, ovviamente. Certo, no, questo non c'è dubbio, però sai, io dico sfortuna anche per dire delle incapacità, no? Quando tu sbagli, certo, 4-5 rigori in un campionato, uno dice sfortuna, però in realtà intendo anche il fatto che magari nei dettagli, ecco, qualcosa è mancato. Senti, io voglio provare a chiamare una nostra amica che dovrebbe essere in viaggio, vediamo se riusciamo ad avere un contatto e vedere un po' Datona come ha vissuto la... No, niente, non va. Ci aveva detto che potevano esserci dei problemi, ci sono però, stati. Però, per chiudere solo il discorso della partita, sì, di domenica, insomma, la reazione sul 2-2 è stata veemente, ecco, quindi io partirei da quello. Sì, è vero. Che il secondo tempo col Messina, dopo che loro hanno segnato sul calcio d'angolo, abbiamo fatto un tempo intero a cercare di pareggiare, e poi il campo era quello che era, e loro si erano messi tutti là dietro, ci siamo riusciti solo alla fine. Però anche il fatto di volerla vincere, nonostante avessimo pareggiato nei minuti di recupero, è un buon segnale. Poi siamo stati sfortunati lì a prendere quel gol, cioè, però la mentalità è quella che conta, no? Certo. Allora, io vorrei a questo punto chiudere questa puntata nell'insolita collocazione del giorno dopo la partita, però qualcosa di interessante l'abbiamo detto anche oggi, chiedendo a tutti e due, per concludere, a Pierluigi, che alla sua seconda, giusto, è la seconda volta che viene in trasmissione, vero? Sì, eri sì. A Sirarbo, a Serarbo. La scorsa volta sì, con Armando Bordelli. Con sì. Armando da Serarbo ci tiene a dare la giusta indicazione e lo facciamo. E, ecco, chiedo, partendo da Pierluigi, ieri una partita che sembrava a questo punto compromessa, che sembrava ormai destinata al pareggio, è stata cambiata proprio per quella voglia di lottare fino all'ultimo, e quindi negli ultimi secondi della partita siamo riusciti a segnare, questa squadra è riuscita a segnare due gol. Può essere una sorta di parallelo, si può fare col nostro campionato, cioè proviamoci fino al 90esimo, cioè fino all'ultima partita, all'ultimo secondo dell'ultima partita, e qualcosa portiamo a casa?
Secondo te è questo l'approccio che dobbiamo avere? Sì, secondo me questo è l'atteggiamento degli ultimi 20 minuti con l'Ischia, cioè dopo il pareggio di Canonte sul rigore. Dobbiamo crederci fino all'ultimo e lottare fino all'ultimo pallone, fin quando l'arbitro non fischia per 3 volte. Quindi fino alla partita di Castellammare dobbiamo, ovviamente come ha detto Alberto Mangano, rimanere con i piedi per terra e continuare in questa nostra risalita, diciamo, in questo filotto che speriamo possa essere di credo 8 vittorie consecutive per riuscire a portare a casa quello che vogliamo, che ecco. Il nostro risultato, quindi spiegato. Poi i conti li faremo alla fine quando si calerà il sipario su questo campionato però andiamo tu sei convinto che noi dobbiamo andare a Monopoli per un solo risultato? La vittoria, esattamente, perché anche facendo ieri dopo la partita ho cercato di fare un po' 2 calcoli e anche vincendo in casa e pareggiando fuori si farebbe un po' dura, quindi secondo me dobbiamo andare in ogni partita con non con la presunzione, però con la voglia, la bava alla bocca e il coltello fra i denti perché è l'unica cosa che possiamo fare. È l'unica cosa che in questo momento possiamo fare almeno per il primo posto. Per i playoff invece non che si può rallentare, però diciamo, possiamo anche concederci qualche si può ragionare qualche frenata si può fare se vogliamo parlare in ottica playoff, quindi il pareggio può anche andare bene a Caserta e a Cosenza. Se invece dobbiamo invece lottare per il primo posto, dobbiamo assolutamente vincere quelle partite. Va bene, quindi fin quando la matematica non ci condanna, io seguirei questa strada, cioè di vincere tutte le partite che mancano fino alla fine del campionato. Poi una volta che la matematica dirà che il Foggia non potrà andare in Serie B direttamente, allora ci concentreremo sull'obiettivo dei playoff, il secondo, il terzo, il quarto posto, quel che sarà. Adesso dobbiamo soltanto vincere con il Monopoli, che è una partita difficilissima, perché il Monopoli comunque rimane sempre una buona squadra, due attaccanti molto forti che sono Croce e Gambino, che ci hanno già castigato, sì. Credo che anche la voglia alla partita dell'andata possa essere uno stimolo in più per la squadra, perché vuole dimostrare, secondo me la squadra vorrà dimostrare che la partita con il Monopoli è stata soltanto sfortuna. Benissimo. E quindi sono convinto che la squadra andrà in campo con il solito piglio volenteroso per fare la partita, per cercare di vincerla. Non sarà facile, però ci proviamo. Volevo anche la parentesi sul dimmi. Fatto di un probabile divieto per i tifosi del Foggia di andare a Monopoli, così come è già successo col Messina. Non vorrei che dietro a tutto questo ci fosse un disegno già studiato a tavolino, perché in molte gare il Foggia è, secondo me, è riuscito anche a vincere grazie all'apporto dei tifosi, ad esempio a Rieti o a Martina Franca, quindi, o anche alla stessa partita di Melfi. Quindi pagare per quello che è successo del dopo sarebbe ingiusto per le tante persone per bene che hanno sempre sostenuto la squadra sia in casa che in trasferta, come ad esempio il sottoscritto. Certo. E quindi spero che... È difficile perché comunque sarà già vietata ai tifosi del Monopoli l'andata la partita, però spero che possa essere autorizzata perlomeno per i tesserati la partita con il Monopoli, perché sarebbe veramente un peccato andare nelle prossime partite fuori casa senza il supporto dei tifosi. Certo Pierluigi, noi abbiamo sempre sostenuto, ma già dalla Serie D, da quando facciamo questa trasmissione, che il pubblico ci debba essere negli stadi. È stato già penoso vedere partite giocate in casa a porte chiuse in altre serie in cui abbiamo militato, purtroppo in tempi recenti, e sono d'accordo con te, dovrebbero consentirlo. Il mio parere personale non lo faranno per tanti motivi, perché purtroppo a torto o a ragione si scontano anche certi episodi come quello a cui facevi riferimento tu. Non fa piacere, non è bello, non è neanche giusto, se vogliamo, non è neanche giusto. Comunque la nostra posizione, la posizione di tutti quelli che si sono espressi su questo argomento in questa trasmissione è chiara: le partite si devono giocare col pubblico. E si devono giocare, e anche le contestazioni devono essere quelle che ha definito
corretta, civile, educata, Alberto Mangani, perché io non trovo del tutto civile dire mi dispiace, ma se non ti ritengo adeguatamente, diciamo, la parola degno sono parole forti che non mi piacciono, però se non ti ritengo all'altezza della maglia che indossi, io mi giro di spalle per 10 minuti perché ritengo che non valga la pena di guardarti. In realtà è anche quella una contestazione forte, ma civile, non è violenta e secondo me è anche più efficace. Valentino, vogliamo concludere con te dalla costa atlantica, vogliamo concludere perché tu quando ti è possibile non manchi mai ai nostri appuntamenti e questo mi fa piacere. Che ore sono da te? Le 4 del pomeriggio. 4 del pomeriggio a New York, penso, immagino, da quelle parti, insomma, c'è qualcuno che parla del Foggia. Valentino, concludi tu la trasmissione. Sei ovviamente in grado perfettamente di farlo. Concludi. Bisogna sperare di fare più punti possibile, perché poi sappiamo pure dagli altri anni, no? Un conto è arrivare ai playoff, dove essere stati playoff in volata, e un conto è arrivare con le orecchie abbassate, no? Magari dall'essere scavalcati nelle ultime giornate, sarebbe peggio come anche psicologicamente. Quindi cerchiamo di vincerle tutte, perché poi gli scontri diretti sono tanti. Ho visto che la Casertana ha pareggiato oggi con 3.000 espulsi, quindi può succedere di tutto. Benevento prima o poi succederà qualcosa, no? Voglio dire. Sì, però ha pareggiato proprio perché alla fine gli era rimasta veramente ai minimi termini. Evidentemente la partita non è stata così semplice, no? Se no, poi è finito in 9, poi la prossima sarà giocatori squalificati, c'è Cosenza Lecce, cioè c'è tanta roba. Noi dobbiamo fare il nostro, l'unica cosa che possiamo fare è fare il nostro, è una speranza che quello che abbiamo perso in qualche modo lo perdano pure gli altri. Benissimo, benissimo, tutto chiaro, tutto preciso, ci fa piacere ovviamente avere avuto anche te in trasmissione e a questo punto io saluto tutti, saluto gli amici che sono stati qui prima con noi, quindi Pino che si è collegato da Los Angeles, Alberto Mangano che ci ha raggiunto telefonicamente, Pierluigi e adesso Valentino. Do appuntamento, non credo onestamente che faremo una trasmissione giovedì per ovvi motivi, perché una partita alle 3 del pomeriggio ci sono ancora persone che lavorano e quindi a quell'ora probabilmente tanti non la vedranno, quindi commentare ciò che non si vede diventa complicato. Quindi io colgo l'occasione, oltre a fare gli auguri a chi, per questo ultimo pezzo di Domenica delle Palme per tutti quanti, anche per augurare una buona Pasqua a tutti i nostri amici che ci seguono e che vedranno anche questa registrazione. Ciao Pierluigi, ciao Valentino, partire. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, e forza Foggia sempre. Sempre.